Padre Francesco, celebra 60 anni di sacerdozio nell'ordine francescano. Chi si sente di dover ringraziare e perché? Anzitutto mi sento di dover ringraziare il Signore perché non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e credo che questo valga anche per tutti noi che siamo stati chiamati al sacerdozio, alla vita religiosa. E poi intendo di ringraziare doverosamente i miei genitori perché mi hanno educato nella fede, nella pietà, nella pratica della vita cristiana e mi hanno insegnato fin da piccolo a amare il sacerdozio e San Francesco. Dopo una così lunga vita religiosa e sacerdotale, potrebbe dirci in breve l'origine della tua vocazione? Come ho già accennato, la mia vocazione è stata francescana proprio fino da piccolo. Mi ricordo che dopo aver fatto la prima comunione, per premio, avevo 7 anni. Per premio i miei genitori mi portarono a Laverna. Sono nato a circa 40 km da Laverna, più vicino ad Arezzo. E questo premio veramente incise nella mia vita. Perché? Perché a Laverna, vedendo i novizi servire all'altare, me ne innamorai. Sentendo l'organo, i canti in gregoriano, sui quali naturalmente non capivo niente, però rimasi veramente estasiato. Poi San Francesco con le tortorelle, San Francesco, il monumento di San Francesco con il lupo di Gubbio, San Francesco con gli uccelli giù alla Cappella degli Uccelli, insomma tutte cose che veramente mi servirono a innamorarmi del francescanesimo. Tanto è vero che siccome avevo un cugino sacerdote nel seminario di Arezzo, questo cugino con molto rispetto, sapendo della mia vocazione, mi portò in seminario a visitare, eccetera, eccetera, ma io rimasi fermo nella mia ormai orientazione verso il francescanesimo. Quindi la mia origine è totalmente francescana, ecco, anche del mio sacerdozio, perché sacerdote francescano. Poi anche perché di tanto in tanto venivano da Laverna alla mia parrocchia di Subiano i frati della Laverna a predicare, a confessare, a tenere allegro il popolo così, a qualche volta anche, perché c'erano dei tipi molto simpatici e questo non fece altro che rafforzare la mia vocazione francescana. Poi c'avevo uno zio frate, che poi è diventato cardinale di Santa Romana Chiesa. Tutti gli anni veniva 2 o 3 volte in famiglia e era molto rispettoso. Io gli avevo parlato di questa mia vocazione, lui non, né mi incoraggiò né mi scoraggiò. Mi disse soltanto in un modo molto distaccato, molto freddo, pensaci bene perché non è una vita facile. Tant'è vero che io rimasi, insomma, un po' mortificato, ecco, e me ne lamentai con la mia mamma. Però la volontà rimase quella, frate francescano. Padre Francesco, oggi come si sente ancora chiamato dal Signore? Certo, nonostante la mia età, 84 e mezzo, mi sento ancora chiamato. Perché? Perché io ho buona salute. La testa, le gambe, lo stomaco, grazie a Dio funziona tutto. E allora vuol dire che il Signore vuole che ancora lavori. Non posso dire di lavorare quanto e come ho lavorato per tanti anni, però sono ancora in piena attività, veramente, sia per quanto riguarda il servizio qui all'ordine, sia per quanto riguarda il servizio alla Santa Sede e sia per quanto riguarda l'apostolato, perché è stato uno dei punti fermi anche della mia vita francescana e sacerdotale. Ci può dire qual è stata l'esperienza più bella della sua vita francescana e sacerdotale? Beh, in tanti anni, 60 anni di sacerdozio e 67 di vita francescana, certamente avrei da raccontarne tante, potrei scrivere un'enciclopedia, ma mi limito soltanto ad alcune esperienze. Come francescano, devo dire, mi sono trovato sempre bene in comunità. È dal 1954 che mi trovo in comunità internazionali. E devo dire, anche se le comunità internazionali, insomma, a qualche momento mettono un po' a repentaglio la pazienza, è anche vero che è una grande ricchezza.
veramente si imparano tante cose e soprattutto si impara a vivere da fratelli, a rispettarsi reciprocamente e quindi a esercitare tante virtù, perché nel rispetto sono comprese tante tante virtù. È un tema che conosco molto bene dal punto di vista tecnico. Come esperienza francescana, poi in provincia, prima che i superiori mi mandassero a Roma a studiare, in provincia, sempre in comunità numerose anche lì, perché eravamo tanti studenti, e da studenti siamo giovani, chiaro che era sempre allegria, quindi è stata un'esperienza positiva, indubbiamente. Poi, dopo, a Via Merulana, poi qui in Casa Generalista, da tanti anni ormai, ripeto, questo fatto di essermi trovato in mezzo a comunità internazionali, comunità ricche naturalmente di esperienze diverse, culture diverse, temperamenti diversi, gusti diversi, eccetera, è un arricchimento. È una continua palestra in cui bisogna stare attenti, certamente, di non pestare i piedi a nessuno, ma è anche un grande arricchimento. Tante cose che io ho imparato qui, certamente non le avrei imparate in provincia, perché ambienti molto più ristretti, ambienti molto più chiusi anche sotto certi punti di vista. Come esperienza sacerdotale, devo dire che appena arrivai qui in Curia, mi affidarono l'Azione Cattolica, perché la parrocchia di San Gregorio non era in funzione e funzionava la nostra chiesa di Santa Maria Mediatrice. Mi affidarono l'Azione Cattolica tra i giovani, non era il mio forte, devo dire la volontà. Proprio non era il mio forte, ecco. E i superiori lo capirono e allora mi tolsero dall'Azione Cattolica e mi affidarono le suore dell'Immacolata Concezione di Ivrea, dalle quali sono andate per 20 anni esatti, finché hanno mantenuto aperto il noviziato in via di Valcannuta. Poi le suore del Preziosissimo Sangue, qui in via Santa Maria Mediatrice, con la messa tutte le mattine alle 6, e in 20 anni non sono mai arrivato un minuto di ritardo, mentre invece mi è capitato di arrivare lì e dover aspettare un quarto d'ora perché le suore non si erano svegliate, cose che capitano ovviamente al mondo. Poi, ultimamente, cioè da 20 anni ormai, qui a Villa Luisa, dalle suore ministre degli infermi, e devo dire, qui mattina e sera, essere vicino agli ammalati è un'esperienza veramente che matura, come sacerdoti e come creature umane. Perché? Perché ci si trova accanto a persone che soffrono nel corpo e nello spirito. Per quanto riguarda le loro sofferenze nel corpo, ci sono i medici, le infermiere, le suore, eccetera, eccetera. Ma per quanto riguarda le sofferenze dello spirito, devo dire che tante volte ho sperimentato proprio che cosa significa essere vicino a queste persone e dimostrare loro affetto, dimostrare loro di capirli. Mi è capitato almeno 3 volte di convertire, naturalmente Domine Dio che converte, e io sono stato soltanto strumento materiale, non dimentico il Vangelo, servi inutili, però in modo particolare una volta mi è capitato: padre, dopo l'operazione, se tutto va bene, perché gli dissi stia tranquillo che tutto va bene, dopo l'operazione se tutto va bene facciamo i conti. Operato, tutto andò bene, mi disse: a tempo? Dico sì, chiuda la porta, ma la chiuda bene. E chiusi la porta. Mi tenne 2 ore, si confessò, mi raccontò tutta la sua vita, era una persona anziana, non era mai andato in chiesa, eccetera, eccetera. Fece la comunione dopo la confessione e rimase lì anche 15 giorni, tutte le mattine volle fare la comunione. Veramente non ho mai dimenticato questo, era una persona di grande cultura, tra l'altro. Altre volte poi, tante persone che arrivo lì dicono: ma padre, ma perché non muoio? Ma perché il Signore non mi porta via? Ho cercato di far capire loro che anche la sofferenza è un modo per valorizzare la vita. E ho detto loro: guardate che avendo studiato le cause dei santi mi sono reso conto che tante persone sofferenti, magari condannate alla sedia a rotelle, a un certo momento hanno capito che la realizzazione della loro vita avveniva attraverso l'accettazione di queste sofferenze. Ed è stata dopo una gioia. Persone che dalla ribellione sono passate, direi, proprio all'opposto. Non volevano assolutamente essere compassionati. Perché? Perché consideravano quella malattia dono di Dio. E questo per me sono state esperienze indimenticabili. Poi ho fatto veramente da cappellano, da assistente spirituale, da consigliere giuridico, eccetera, eccetera, tanti istituti. Ho menzionato le storie dell'Immacolata Concezione di Ivrea,
per oltre 30 anni, le suore del Preziosissimo Sangue, anche lì più di 20 anni, le suore Maestre Pie della Dolorata di Rimini, lo stesso, anche per loro ho lavorato tanti anni, le suore missionarie della Fanciullezza di Pesaro, di cui ho conosciuto la fondatrice, Santa Donna, cugina addirittura della nostra beata Assunta Pallotta, anche con loro ho lavorato molto. Non tutti li ricordo, non ricordo tutti gli istituti, ma adesso in modo particolare le suore francescane di Santa Elisabetta, che hanno tante giovani che vengono dalle Filippine, dall'Indonesia, dall'India, dalla Bolivia, eccetera, eccetera, e come assistente ho dovuto fare il giro di tutta la congregazione. E naturalmente anche questo qui è stato per me un'esperienza interessante, anche se faticosa. Quando ritornai dall'Argentina, 24 ore di aereo, dissi d'ora in avanti i viaggi lunghi li faccio stando a casa, proprio perché mi ero talmente stancato che non ne potevo più. Bene. Quindi queste sono state esperienze francescane, sacerdotali, che veramente mi hanno arricchiti e di cui rendo grazie al Signore, a queste persone che me l'hanno permesso. Ci hai parlato del lavoro in curia. Puoi dirci un po' quale lavoro ha fatto in questi tanti anni in curia? Fui chiamato qui in curia dal padre generale Agostino Sepischi nel 1958 e presi servizio nella postulazione dal 10 ottobre di quell'anno e sono rimasto praticamente sempre come vice postulatore. Ragion per cui qualcuno mi ha domandato più volte: perché non hai accettato di essere postulatore? Due o tre volte ho avuto questa proposta. Non ho accettato perché non mi sento veramente, cioè non sono il tipo per mantenere continuamente contatti con tutti gli organismi con i quali bisogna trattare per iniziare, portare avanti e concludere le cause di beatificazione e canonizzazione. Ma poi perché nel frattempo i superiori mi hanno mandato a lavorare nella congregazione dei religiosi, la mattina la congregazione dei religiosi, la sera qui in curia, 16 anni. Poi, perché ho dovuto anche nel frattempo fare da segretario un poco allo zio cardinale che era rimasto senza. Poi perché nel frattempo anche il generale mi aveva incaricato di insegnare diritto 2 ore soltanto alla settimana a Via Merulana. Difatti facevo 1 ora di pratica e 1 ora di diritto processuale, non più di 2 ore alla settimana. Ma insomma erano tutti impegni per i quali non potevo certamente accettare di fare il postulatore. Poi la cosa ancora più impegnativa è che il 15 maggio del 1967 fui nominato consultore per le cause dei santi. Sono esattamente 46 anni superati. Sono il più vecchio dei consultori e il più anziano di nomina anche. Allora, ovviamente facendo da consultore alla congregazione delle cause dei santi, non soltanto per le cause francescane, ma per tutte le cause che passano attraverso la congregazione, non potevo essere nominato come postulatore e ne sono contento. Però nel frattempo ho fatto anche tutti questi lavori, ecco, il servizio giuridico, mi introdusse nella commissione giuridica dal 1965, poi 6 anni direttore dell'ufficio giuridico, chiaro che non potevo assolvere a tanti altri compiti. Non è per farmi un elogio, ma è la realtà. E oggi come vede il servizio all'ordine? Credo che il servizio all'ordine è assolutamente indispensabile, perché un ordine di 10, 12, 14 mila frati sparsi in tutto il mondo, che hanno bisogno ovviamente di avere un punto di riferimento. Direi che io ho considerato la Casa Generalizia una specie di centrale atomica, perché di qui partono le direttive, qui vengono risolti tanti problemi che si agitano nelle province, eccetera, e ovviamente di qui anche partono indubbiamente le nomine di tanti superiori, o perlomeno la conferma di tanti superiori, la soluzione di tanti problemi concreti di persone, di province, custodi, eccetera. Quindi un servizio certamente necessario e qualificato, indispensabile. Lei ha anche lavorato e lavora anche per la Santa Sede. Puoi dirci in quali settori? Veramente l'ho già accennato, ho detto che ho lavorato alla congregazione dei religiosi per volere dei superiori per 15-16 anni. E poi
soprattutto come consultore alle cause dei santi. A dir la verità, sono stato 3 mesi anche sostituto in segreteria di Stato a sostituire un sacerdote che era ammalato, però preferì tornare alla congregazione dei religiosi. Grazie. E come vede il presente e il futuro della Chiesa? Il presente della Chiesa lo vedo francescano, perché abbiamo un Papa Francesco. In realtà le prime mosse di questo Papa mi sembrano veramente di sapore francescano. Poi, certo, se guardiamo la Chiesa, lo sappiamo, è la barca in mare, agitata dalle onde, ma non c'è da aver paura, perché il timoniere è Cristo. E ha detto: su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Quindi, anche se la barca è, direi, minacciata dai marosi, non c'è da aver paura, continuerà sicuramente fino alla vittoria finale, come dice la scrittura. Cosa si sente di poter dire oggi ai nostri giovani? Ai nostri giovani non è necessario dire la vita è bella, perché per i giovani la vita è sempre bella. Ma io vi dico, arrivato all'età di 84 anni e mezzo, la vita è bella, e lo ripeto direi con maggiore convinzione di quando ero giovane, perché da giovane ci sono tanti fumi, poi sfumano tutti, partono. Nell'età matura ci sono tanti problemi, anche quelli piano piano si risolvono tutti. Nell'età adulta, o meglio nell'età ormai nella quarta età come sono io, quando c'è una buona salute come nel caso mio, è l'età più bella, veramente. Quindi posso dire la vita è bella, perciò non abbiate paura, i problemi li incontrerete, le difficoltà le incontrerete, ma con un po' di fede, con un po' di buona volontà, con un po' di fiducia nei superiori e in San Francesco, che ha detto che l'ordine ci sarà fino alla fine del mondo, non c'è da aver paura. Sicuramente l'ordine francescano, amato anche oggi da tutto il mondo, è affidato alla vostra fiducia e alle vostre energie spirituali e fisiche. Ha già accennato, quando hai parlato ai giovani, anche lei certamente ha incontrato delle difficoltà. Cosa vorrebbe dire ora ai frati che sono in crisi? Ai frati che sono in crisi vorrei dire: fate un esame di coscienza. Un esame di coscienza spassionato, umile, profondo, perché le crisi, e vi ripeto qui quello che ho sentito dire al padre Gemelli pochi mesi prima che morisse, a San Sebastiano al Palatino, dove c'era il centro della regalità. L'ho sentito con i miei orecchi. Padre Gemelli diceva alle missionarie e ai missionari della regalità: le crisi sono frutto di una mancanza di introspezione. Mi sono rimaste impresse le sue parole. Le crisi sono frutto di critica. Le crisi sono frutto di mancanza di fede. Allora, per superarle, che cosa bisogna fare? Bisogna entrare in noi stessi attraverso un esame di coscienza spassionato, allontanando la critica, allontanando tutto quello che si vede di negativo. Perché? Perché in tutti c'è molto e molto di positivo. Bisogna puntare sugli aspetti positivi delle persone, delle istituzioni, dei superiori, della Chiesa. Puntando su questi aspetti positivi si riacquista la fiducia e la forza di andare avanti secondo la vocazione che abbiamo ricevuto. Quindi tanti auguri a tutti coloro che sono in crisi. Io pregherò per voi. Padre Antonelli, grazie di cuore per le sue parole, che certamente sono frutto di una lunga esperienza. Grazie di nuovo.